Ciao a tutte e a tutti e benvenuti alla 24esima puntata di C'era una volta il Pressbook. Pressbook, dottor Pressbook, il vostro Emanuele Carioti e Pressbook cinematografico, chiamatelo come volete. A proposito, mi raccomando, le domande cinematografiche, magari mandatemele nei post cinematografici, nei filmati cinematografici. O le interviste e non magari mentre cucino faccio una cucina del cuoco peggiore del web. Allora, qua, forse il mio abbigliamento e anche mettiamoci bene il cappello a larghe falde. Va bene, so, come lo possiamo mettere? E vi ho dato qualche indizio, sicuramente già avrete capito, a parte che avete visto il titolo e le anteprime. La 24esima puntata di C'era una volta il Pressbook, il vostro dottor Pressbook la dedica a Indiana Jones, anzi ai primi due capitoli di Indiana Jones, ovvero I Predatori dell'Arca Perduta. Questo è il Pressbook originale e Indiana Jones e il Tempio Maledetto. E voilà, ve li metto qui perché devo essere molto veloce. Naturalmente qua dietro abbiamo la preview del box di DVD della tetralogia, una delle più famose della storia del cinema. Eccolo qua in Blu-ray, aspettando il quinto episodio che è prevista l'uscita il 29 luglio del 2022. Allora, Indiana Jones naturalmente è una delle serie cinematografiche più note, più amate dal pubblico di tutti i tempi. È uscita io oggi faremo i primi due capitoli, ovvero I Predatori dell'Arca Perduta. Guardate che pressbook semplice che aveva nel 1981, e poi invece molto più bello Indiana Jones e il Tempio Maledetto, con addirittura dentro ricevevamo un volantino: l'eroe è tornato, Indiana Jones. Ecco qua, tutto naturalmente originale del 1984, in questo 3 anni dopo. Attendendo poi c'è la terza parte, Indiana Jones e l'ultima crociata, con Sean Connery che fa il padre di Indiana Jones. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. E poi il 21 luglio del 2023 ci sarà appunto il quinto episodio di Indiana Jones, una delle serie più belle di tutti i tempi. Harrison Ford, certo che ne ha fatti di film, ne ha fatti, ecco, cerchiamo di metterci bene. Ce l'ho la preview dietro. Allora, dunque, non facciamo critica cinematografica, ma vediamo qualche notizia che abbiamo raccolto e dal Pressbook e anche da qualche altra parte sulla rete, ma soprattutto dal Pressbook, perché tutto quello che potete trovare sui film alla fine deriva da qui. E questi sono gli originali, che diventano a questo punto anche preziosi strumenti di lavoro per noi giornalisti che dovevamo e dobbiamo fare gli articoli, pezzi, servizi e interviste sui film, ma anche oggetti di cinabilia agognati e voluti da tutti. Siamo a 3 minuti e 29 minuti e 30, Indiana Jones, parliamo dei primi due episodi della saga. Appunto il primo del 1981, regia di Steven Spielberg, e capostipite della tetralogia, cioè tetralogia vuol dire quattro episodi, viene dal greco tetras, quattro, anzi tetares se non sbaglio, quattro, e logos discorso. Comunque, per fare adesso non mi voglio mettere a fare discorsi da professore di greco e di latino, anche se qualcosa di greco e di latino ne so. Viva il Virgilio, saluti a tutti gli amici del Virgilio e anche del Visconti. Nel 2000, tra l'altro, il primo episodio è stato rititolato Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, perché all'inizio, insomma, anche su Indiana Jones, sul nome fu fatto, ci furono un sacco di questioni: si doveva chiamare Indiana Smith, però poi c'era Lucas, perché Indiana Jones è una creazione, diciamo, fatta a quattro mani tra di Steven Spielberg e George Lucas. Lucas voleva chiamarlo Indiana Smith, e Spielberg non voleva sentire ragione. No, si chiama Indiana Jones, Indiana Jones. Comunque, interpreti: il primo episodio Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott.
Alfred Molina, grande Alfred Molina, Wolf Kaller e Anthony Higgins. Invece il secondo episodio, Indiana Jones e il Tempio Maledetto 1984, sempre regia di Steven Spielberg, 118 minuti, Harrison Ford, Cape Show, Jonathan Dequan, Amrish Shpuri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiaio e altri. C'è anche un cameo di Dan Aykroyd, George Lucas e Steven Spielberg in questo qua, Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Non vorrei fare troppa confusione, però devo andare assolutamente veloce. L'importante è che oggi due Pressbook al prezzo di uno fanno, non sono un imbonitore. Allora, il primo Indiana Jones fu girato dal 18 aprile all'8 settembre 1983 in Gran Bretagna e per gli esterni in Sri Lanka, nei pressi della città di Kandy, dove erano state anche girate le sequenze del ponte del fiume di Kwai molto tempo prima, nel 1957, di David Lean, con grande soddisfazione di Steven Spielberg. Allora, cosa possiamo dire di più che non si trova? Lo conosciamo a memoria, Indiana Jones, i predatori dell'Arca Perduta. Questo è il pressbook originale che ci diedero nell'81 e questo quello dell'84. Vediamo l'accoglienza, perché dobbiamo andare un pochino veloce. Allora, gli incassi, è stato il terzo incasso stagionale Indiana Jones e i predatori dell'Arca Perduta negli Stati Uniti con 179.870.271 dollari, dietro a Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills e Ghostbuster, Accattafantasmi, senza riuscire a superare la soglia dei 200 milioni di dollari, come il più fortunato, i predatori dell'Arca Perduta. Qua stiamo parlando del secondo episodio del Tempio Maledetto. Quindi, avevo detto il primo, in realtà stiamo parlando di questo. È il Tempio Maledetto che nell'84 ha fatto 179.870.271 dollari. Scusate, ma l'entusiasmo è troppo. Poi con tutta sta roba addosso fa caldo. Ce l'abbiamo qui la preview. E allora mettiamo la preview. Dove sta? Eccolo qua, Harrison Ford con Indiana Jones. Quindi, Indiana Jones e il Tempio Maledetto ne fece comunque di soldi. Il film, da parte dal punto di vista critica, ha ricevuto recensioni contrastanti alla sua uscita a causa del tono molto più oscuro rispetto al suo predecessore. E riconoscimenti tra tutti, quello dell'85 premio Oscar per i migliori effetti speciali a Dennis Muren. Allora, parliamo invece del primo, I Predatori dell'Arca Perduta, che forse è quello che addirittura interessa di più perché è il primo della tetralogia. 1981, regia di Steven Spielberg, rititolato nel 2000 come Indiana Jones i predatori dell'Arca Perduta. La trama ce la vediamo andando a vedere il film. Dunque, Indiana Jones, quindi il primo episodio, prende il nome dal cane di razza Alaska Malamute di George Lucas. Nel terzo film, poi, quello con Sean Connery, L'ultima crociata, si scoprirà che anche il cane, il dottor Jones, si chiamava Indiana. La prima scelta di Indiana Jones fu Tom Selleck, ma fece un grande errore, anche se dovette rifiutare perché aveva firmato il contratto in esclusiva per la serie televisiva che tutti conosciamo, Magnum PI, e ci mancherebbe altro. Per il ruolo di Marion erano state inizialmente pensate Amy Irving e Debra Winger, che aveva molto successo in quel periodo. A me piace tantissimo. E per il ruolo di Belloc, Steven Spielberg avrebbe invece voluto o Giancarlo Giannini, ciao Giancarlo, grande Giancarlo, o Jacques Dutronc. Ma poiché nessuno dei due sapeva allora parlare inglese o sa parlare inglese, il ruolo fu affidato a Paul Freeman. Nel caso compaiono i piccoli cameo, Dennis Muren, che lavorerà ancora in futuro, che ha preso l'Oscar poi in seguito, e il produttore Frank Marshall, come pilota dell'ala volante tedesca. Data di uscita: il primo episodio esce nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 giugno 1981 in 1078 copie, mentre in Italia per il 22 d'ottobre dello stesso anno viene appunto presentato. Io c'ero, eppure voi probabilmente, molti di voi. Viene poi rieditato nei cinema italiani nel 1984, cioè Indiana Jones viene rieditato poco prima, nel 1984, prima di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, per appunto fare un po' da traino al secondo episodio della saga.
Il primo doppiaggio italiano del film fu eseguito presso un luogo storico che conosco, l'International Recording, con la partecipazione della CD di diretto da Renato Rizzo su dialoghi di Alberto Piferi e Letizia Ciotti Miller. Diciamole queste cose che sono importanti perché spesso si dimenticano e allora i pressbook servono anche a questo. Tutto questo è naturalmente impresso e stampato sui pressbook e le possiamo andare a ritrovare, anzi è la fonte ufficiale, non le altre, per carità, viva l'enciclopedia digitali, anche se io preferisco quelle cartacee, però è anche vero che dobbiamo, il tempo passa, dobbiamo aggiornarci in qualche, facciamo tutte e due, consultiamo tutte e due, però avere gli originali è sempre meglio. Allora, il doppiaggio effettuato per la creazione di una traccia audio surround 5.1 è stato inserito nelle edizioni Blu-ray Disc del film insieme al primo e viene utilizzato per la sua trasmissione televisiva. Eccolo qua, questo è il cofanetto a cui ci riferiamo. Gli incassi, il film è stato il maggiore incasso stagionale degli Stati Uniti con 209.562.121 dollari, a fonte di un costo di produzione di 18.000 dollari, eguagliando il maggiore incasso, il migliore incasso dell'anno precedente, L'impero colpisce ancora, che abbiamo già esaminato in Cena notte del pressbook, e distribuito nuovamente nelle sale il 16 luglio dell'82, in una stagione dominata dal successivo film di Spielberg, E.T. l'extraterrestre, ha incassato altri 21.437.879 dollari e ha avuto un'ulteriore uscita il 25 marzo dell'83 per altri 11.374.454 dollari, raggiungendo un incasso totale in patria di 242-245 milioni di dollari a seconda delle fonti. Cavolo, per un film costato 18 milioni di dollari, a metterci la firma. A livello mondiale ha incassato complessivamente 384, non c'ho la frusta, 384.140.454 dollari, divenendo il film col maggiore incasso del 1981. Chiudiamo a premio riconoscimento, premio Oscar dell'82, miglior scenografia a Norman Reynolds, miglior montaggio a Michael Caine, miglior sonoro a Bill Wallace, Steve Maslow, Greg Landacker e Roy Charman, scusate se mi impiccio un po' con l'inglese, miglior montaggio sonoro a Ben Burtt e Richard Anderson, migliori effetti speciali a Richard Hedlund, Keith West, Bruce Nicholson e Joe Johnston. Ha vinto anche il Golden Globe nell'82. Chiudiamo con una curiosità. Nel 1985 già ero appassionato di cinema, da mo' che vedevo le prime cinematografiche, e allora uscì una rivista che io amo particolarmente. Allora dedicheremo una puntata di rassegna stampa dal passato. Chuck si gira, e come prima copertina nel 1985 fu questa. Ecco qua l'originale di Chuck. Harrison Ford con la prima cinematografica in TV che avvenne su Canale 5, se non sbaglio, appunto, due schermi per Harrison Ford. Vediamo un po' se lo troviamo proprio per concludere in bellezza. Lo dobbiamo trovare perché, allora, lo dobbiamo trovare perché Chuck uscì, la fortunatissima, poi negli anni 80 andò così bene. Allora, ah, che bello, quando faremo la puntata su rassegna stampa dal passato, sarò contento di parlare di Chuck e soprattutto di questo. Perché non c'è la preview qua dietro? Mettiamola, eccola qua. Allora, le cose di fretta, la cotta frecciolosa fece figli, insomma, lo sappiamo, no? Quindi, allora, eccolo qua. Qua c'è l'articolo, film in TV. Il film venne proiettato per la prima volta nel 1985 in TV, fu una grande esclusiva di Canale 5. Nel 1985, perdonatemi, ma io adesso non trovo il giorno esatto, i film in TV. Poi è scritto abbastanza, è difficoltoso. Comunque qua c'è l'articolo. Nel 1985 fu proiettato per la prima volta. Io vi ringrazio. I pressbook di oggi sono Indiana Jones, i predatori dell'Arca Perduta, ma questo è dell'81, l'originale, e si chiamava ancora i predatori dell'Arca Perduta, e Indiana Jones e il Tempio Maledetto, il primo e il secondo episodio della serie. Grazie a tutti e appuntamento alla 25ª puntata di Pressbook dal vostro dottor Pressbook Emanuele Carioti. Ciao a tutte e a tutti!